E ritorna puntualmente, come tradizione, un appuntamento fondamentale e importante per i fedeli, soprattutto di Patti e coloro che vivono quotidianamente questa realtà nella parrocchia San Nicolò, gestita appunto da Don Angelo Costanzo. Parliamo della Via Crucis vivente. Dietro di noi tantissimi giovani sono pronti, li vedo anche molto emozionati. Lei in questo momento cosa può dire loro? Io penso di dire intanto un grandissimo grazie, perché ho visto tanto entusiasmo, tanta gioia, tanto spirito di abnegazione nel preparare la Via Crucis, ma soprattutto nel viverla intensamente. Questi ragazzi sono il nostro futuro di Patti, la nostra speranza di Patti e della nostra comunità. E il loro entusiasmo ci riempie di gioia e ci riempie di grande speranza. Sembra un qualcosa tanto per divertimento, ma non è così. C'è una profonda preparazione prima di tutto ciò, prima di arrivare a questa sera. Ma io credo che fare la Via Crucis non significa fare una rappresentazione tanto per farla, ma io mi auguro che partecipando a questa Via Crucis possono riempirsi l'animo di tanta gioia, di tanto entusiasmo, e soprattutto li riempie di gioia interiore che viene dal profondo. Padre Angelo, le confesso una cosa, io entrando in questa sala mi sono venuti i brividi, perché ricordo tanti anni fa e le tante edizioni di Jesus. Vogliamo dire ai nostri ascoltatori che c'è questa possibilità di poter rappresentare nuovamente quello spettacolo, diciamo così, immenso e grandioso? Ma io me lo auguro, basti che si pensi fin dall'inizio del nuovo anno, perché dare Jesus, la rappresentazione sacra nelle sue varie fasi della passione e morte di nostro Signore e della resurrezione, è un compito quanto mai impegnativo e richiede attenzione, richiede preparazione e richiede soprattutto spirito di abnegazione. E allora attraverso i nostri microfoni di Omnia News lanci questo appello a coloro che ci ascoltano: avvicinatevi, Jesus, dobbiamo farlo. Bene, io accolgo intanto da parte mia questo invito ed esorto tutti quei giovani ragazzi di buona volontà ad aderire a questo invito che rivolgiamo con tanta gioia e con tanta speranza. Sebbi Mastrantonio, per tanti anni parlavamo con Don Angelo Costanzo della rappresentazione Jesus, per tanti anni ha rappresentato il personaggio Gesù, poi ha cambiato veste, adesso si dedica a fare il regista di questi giovani con grande voglia, come al solito, e soprattutto con quanta soddisfazione. Ma più che soddisfazione, io direi che sono loro che danno l'entusiasmo per andare avanti. Vedendo quello che avevamo fatto noi, già hanno fatto un passo avanti, diciamo, e quindi io non posso che ringraziarli per quello che danno e per l'entusiasmo che ci mettono e il cuore che ci mettono, quello importante. Parlavamo di Jesus, io e te, quante rappresentazioni abbiamo fatto, quanti anni, un bel po', diciamo. Anche con te volevo dire questo: possiamo rifare questo Jesus? Si può rifare? Io penso che c'è un buon punto di partenza, dopo tanto tempo che non è stato fatto, perché magari non c'è stato un ricambio generazionale. Adesso si può anche pensare di poter provare a farlo, perché ci sono dei ragazzi che si impegnano molto e quindi secondo me potremmo provare, però ancora è troppo presto per parlarne, poi ne parleremo più in là. Anche perché la città di Patti, non lo dico soltanto io, mi sa che aspetta questo appuntamento, lo aspetta da tanto tempo e vorrebbe che si rifacesse. E se la città di Patti lo vuole, vediamo di accontentarlo in qualche modo, vediamo. Associazione Omnia, difendiamo i tuoi diritti, ti offriamo consulenze e assistenza, interveniamo direttamente con efficacia per risolvere il tuo problema in materia di casa, utenze e abbonamenti, acquisti, viaggi e tutte le volte in cui ti ritieni ingiustamente danneggiato.
Consumatori e utenti sono sempre più spesso assillati da richieste di pagamento da parte di imprese, banche, finanziarie e del fisco. Tuteliamo i nostri associati dalle richieste di pagamento da parte del fisco e dei privati. Assistiamo i parenti e le vittime dei casi di mala sanità. I nostri sportelli sono anche centri di assistenza fiscale. Possiamo assisterti anche nei servizi di patronato in materia di prestazioni previdenziali, lavorative, assistenziali e sociosanitarie. Associazione Omnia, difendiamo i tuoi diritti. E adesso mi trovo al centro tra Pilato, ossia Antonio Faranda, e Marco Orlando, ossia Gesù. Inizio da Antonio Faranda perché proprio lui per diversi anni ha interpretato Gesù, che invece questa sera lasci il posto al tuo amico Marco. Perché questa scelta intanto di cambiare personaggio? Innanzitutto perché era giusto che i personaggi dovevano essere cambiati, ed era giusto anche da parte mia cambiare perché devo dare anche la possibilità ad altre persone di interpretare questo ruolo. Certo, è da dire che in questi 3 anni quel personaggio Gesù, diciamo, è stato un personaggio abbastanza mio, cioè nel senso che l'ho cucito con tutto il cuore, però dall'altra parte sono contento di chi mi succede. E allora cosa puoi dire a Marco in questa occasione? In questi momenti che lo vedo molto emozionato, naturalmente sta aspettando di uscire da qua, tanta gente che lo aspetta. Gli dico innanzitutto di stare tranquillo e soprattutto di metterci dentro tutto il tuo cuore, perché queste sono esperienze che, come dice Rosana Mazzotti, rimangono impresse nella mente e quindi c'è poco da dire. L'importante, io ogni anno insieme a Seb Masciantonio, che è mio zio, siamo sempre insieme anche ad Antonio Orlando, ci impegniamo sempre affinché questa rappresentazione ogni anno venga fatta, per un semplicissimo motivo. Quest'anno il percorso è stato cambiato anche l'anno scorso, ma abbiamo più che altro deciso di mettere in rilievo soprattutto le vie del centro storico, che credo che sia è giusto che vengano valorizzate alcune vie che credo che alcuni battesi, che molti battesi non conoscono. Grazie Antonio, passo subito però a Marco, perché altrimenti dice: perché mi hai chiamato se mi lasci qua ad ascoltare? Allora Marco, molta emozione dicevamo, ma senti questa responsabilità oppure vai tranquillo? No, sento molto questa responsabilità, è una grande emozione. Ringrazio soprattutto Sebi Mastrantonio che mi ha chiamato per questo ruolo e tutti coloro che mi hanno aiutato a superare le difficoltà che ho incontrato nelle varie prove. Penso che sia una grande responsabilità e soprattutto sono molto emozionato. Accanto a te tanti altri coetanei, sia ragazzi che ragazze. Per voi è stato un momento bello, la preparazione, diciamo, tutte le prove, adesso questo momento che state vivendo? Sì, è stato un momento molto bello, sia dovevamo essere molto seri, ma ci siamo anche molto divertiti. E secondo me questa è la cosa più importante, ci siamo divertiti, nient'altro. Per concludere, di Padre Angelo cosa possiamo dire? Il miglior parroco di Patti.